sera, in estrema sintesi, questo filmato ha raccontato un po' tutto, attento a spiegando che cosa significa oggi Prologo, che cosa significa Cumpri. Io questa sera sono onorato di moderare questa iniziativa in qualità non di giornalista. Tutti voi mi conoscete per i miei trascorsi professionali sicuramente, ma in qualità, devo dirlo con orgoglio, di presidente della Prologo, di un piccolo comune della Calabria che si chiama Soverato. E in questa veste qualche parola devo spenderla prima dell'introduzione, prima di aver salutato con affetto Maria Limardo, che è sindaco a Vibo Valentia, mi ha chiesto cortesemente, gliel'ho concesso perché era una donna di office, si concede tutto, di poter parlare dopo, perché ovviamente vuole ascoltare prima qualche relazione per capire un po' il tema nel quale ci occuperemo stasera, e quindi parlerà dopo il presidente nazionale dell'Umbri, Nino Vaspina, al quale cederò tra un paio di minuti la parola. Sì, è straordinario il titolo di questo volume del Prologo, sì, sono una risorsa per il territorio, però oggi da presidente di una Prologo mi chiedo come faranno queste Prologo, caro presidente, caro Nino, a sopravvivere e ad andare avanti dopo 2 anni di blocco. Siamo fermi da 2 anni. Non vediamo un centesimo da 2 anni, eppure dobbiamo sostenere delle spese, dobbiamo mandare avanti le nostre strutture, dobbiamo pagare l'affitto per i locali di cui disponiamo, dobbiamo pagare i servizi, e quindi senza avere nulla in cambio. Ricordo che finché sono esistite le province c'era un capitolo di bilancio che destinava delle somme, dei fondi alle province, in base alle proprie, in base anche alle loro importanze territoriali. Oggi è venuto meno quel sostegno e noi avremmo potuto chiudere battenti se non fossimo andati avanti con le nostre forze e attraverso il volontariato e l'impegno personale di ciascuno di noi. La Regione, in questo caso la Regione Calabria, avrebbe dovuto dare attuazione ad una legge, la numero 5, che non è mai stata attivata. C'è stato un impegno, 2 anni fa abbiamo svolto un'iniziativa regionale con l'allora presidente, con l'allora governatore Mario Olivero, il quale proprio a Soverato assunse un impegno solenne, e cioè quello di varare una legge a sostegno delle Prologo calabresi. Quella legge non ha mai visto la luce, eppure è stata redatta ed è rimasta nei cassetti. Non so chi vincerà queste elezioni, il futuro presidente della regione si troverà immediatamente sul tavolo questo problema, e noi spingeremo affinché finalmente anche le Prologo della Calabria possano essere rappresentate attraverso una legge e possano avere la loro dignità. Maria sa di cosa parlo. Maria è una donna politicamente impegnata che avrà un ruolo e una funzione anche alle prossime elezioni regionali. Se vincerà il suo schieramento, sappi che Maria dovrà impegnarti fin da ora su questo terreno, perché noi ti stimoleremo e ti staremo addosso finché questo problema non troverà finalmente una soluzione. E poi l'ultima cosa che voglio dire, Nino, io sono molto dispiaciuto, te lo devo dire con estrema franchezza, per questa tassa che abbiamo dovuto pagare come Prologo per il servizio civile. Vorrei capire per quale motivo noi, come Soverato, ma poi ci sono tante altre Prologo che hanno assunto questa responsabilità, noi avremo 4 ragazzi che collaboreranno con noi, che contribuiranno a mantenere quotidianamente la Prologo aperta, che faranno studi e ricerche sul territorio, che faranno un grande lavoro. Ma vorrei capire per quale motivo c'è una Prologo come la Prologo di Soverato, che è una povera Prologo, ma come tante altre Prologo, poi debba pagare queste 250 euro per ciascun ragazzo del servizio civile. Questa spesa non poteva caricarsela direttamente l'Unione Nazionale? Perché deve essere caricata sulle spalle
degli ultimi della classe, cioè di gente che non ha assolutamente nessuna risorsa finanziaria. Questo lo dico non per amore di polemica, ma perché tutti noi lavoriamo per degli obiettivi, cioè far crescere le nostre organizzazioni, far crescere i territori e portarli in condizione di però se non c'è il sostegno, se non c'è qualcuno che ci aiuti ad andare avanti queste nostre idee, queste nostre volontà, noi saremo costretti un giorno a fermarci, ma noi non vogliamo fermarci, e su questo vorrei che tu esprimessi anche qualche parola. Ti faccio intanto l'augurio e ti do il benvenuto in terra di Calabria, tu sei sempre benvenuto da noi, hai trovato sempre accoglienza e disponibilità, continuerai ad avere accoglienza e disponibilità, e ricordo che la Calabria, anche per il tuo successo personale, è stata determinante per portare alla guida degli nuclei nazionali, quindi noi gradiremo che anche tu avessi un occhio di maggiore riguardo per le prologo della Calabria. Grazie, do la parola a Nino Laschina, presidente appunto. Grazie Pietro, insomma, per rispondere a tutte le tue domande avremo bisogno qua di un po' di tempo, però ecco, prima di tutto vorrei salutare e ringraziare il sindaco di Vibo Valentia, ringraziarla per questa possibilità di presentare il nostro libro qui nella capitale italiana del libro. Per noi è un onore e per noi è importante che questa occasione, che insomma in qualche modo vuole essere anche un momento cruciale in questo periodo così complicato, che abbiamo voluto aprire appunto partendo dalla Calabria. È il primo appuntamento che la nostra giunta organizza in modalità in presenza, è la prima volta che ci riuniamo dopo un anno e dopo il nostro appuntamento legato alle elezioni, e dopo le elezioni non ci eravamo ancora incontrati in presenza con la giunta. L'abbiamo voluto fare qui in Calabria, in questa terra così complicata. Lo si dice molto bene dalle parole dell'amico Pietro, una terra che magari, come purtroppo tutto il meridione d'Italia, soffre di tante problematiche che noi sicuramente possiamo affrontare, che affrontiamo e che portiamo avanti, ma che purtroppo non in tutto possiamo dare una risposta e dare una risoluzione, perché per quanto ci riguarda mettiamo in campo tutte le nostre energie affinché le prologo possano essere messe in condizioni di operare al meglio. Lo facciamo costantemente, lo facciamo a tutti i livelli e lo facciamo per tutte le regioni d'Italia. Purtroppo ci sono regioni come la Calabria o come la Sicilia che purtroppo per una instabilità politica, per una incapacità politica, lasciamo dire, magari non riescono ad esprimere al meglio quello che sono le potenzialità che rappresentano un po' tutte le realtà locali che possono essere il veicolo di sviluppo e di promozione dei nostri territori. Quello che presenteremo oggi è un volume che è frutto di 3 anni di lavoro, di un grande lavoro di studio realizzato grazie alla CGA di Mestre, un lavoro che ha valutato e ha dato in mano a tutti noi i dati espressi di quello che significa fare proloco, di fare volontariato e di essere protagonisti dei propri centri, e soprattutto ha dato anche un valore economico al grande sforzo che viene fatto da tutti i nostri volontari in ogni parte d'Italia.
ha dato un valore a quello che viene anche ricevuto dall'etnologo. E quando noi parliamo di fondi, quando parliamo di sussistenza, perché Pietro parlava di come l'etnologo devono andare avanti, ebbene l'etnologo devono andare avanti innanzitutto con le proprie gambe, e questo non c'è dubbio, perché noi non chiediamo, e i dati che sono espressi lo dimostrano in modo pieno. L'etnologo vivono con il solo 30% di contributo pubblico, il 30%, che vuol dire che il 70% viene messo in autofinanziamento dalla struttura che è composta dai tanti volontari che operano in ogni parte d'Italia. E questo è un dato fondamentale, perché dall'altro producono qualcosa come 25 milioni di ore di volontariato, che significa animare attraverso 110.000 eventi in un anno ogni parte d'Italia, che significa portare, sindaco, in ogni parte d'Italia 88 milioni di visitatori, 88 milioni di visitatori. Questo sono le prologo in Italia, o perlomeno lo sono state fino al 2019-2020, e questo è il valore, considerando solo le 20.000 sagre che sono state prese in esame dal punto di vista economico, lasciano al territorio 2,1 miliardi di euro, che sono soldi che vanno ai nostri commercianti, sul territorio 2,1 miliardi di euro, e poi ci mettiamo tutto l'indotto, chi gira, chi parte, chi si muove, arriviamo a oltre 8-10 miliardi. Allora, questo è quello che noi diamo al nostro paese, questo è il valore che diamo come volontari ai nostri territori, e questo è il motivo per cui la settimana scorsa in Senato abbiamo presentato il riconoscimento come patrimonio immateriale all'UNESCO del valore del volontariato, proprio per affermare qual è il compito dei volontari. Abbiamo fatto insieme a Croce Rossa Italiana, insieme al CSV, insieme alle più grandi organizzazioni italiane e anche internazionali, perché il riconoscimento sarà un riconoscimento mondiale, ma è un segnale per far comprendere sempre di più il grande valore del volontariato. E magari in questi periodi di pandemia si sono magari in qualche modo visti di più, e in questo senso, ecco, si è affermato di più il momento del volontariato, anche perché è basta poco per vederlo: senza il volontariato i morti in Italia sarebbero stati molti di più, perché se non ci fossero stati anche i volontari dell'Eproloco, che per il 65% si sono inventati, si sono messi a disposizione delle loro comunità per andare a portare i viveri alle persone che non potevano uscire di casa perché colpite dal Covid, perché portavano le mascherine, perché portavano assistenza psicologica e di ogni tipo, perché sono stati protagonisti, si sono trasformati da animatori e promotori del territorio in assistenti e in aiuto alla propria realtà. E questo è quello che noi vogliamo far valere. Lo facciamo, e lo facciamo a tutti i livelli, lo facciamo con importanti momenti come abbiamo fatto martedì scorso, dove abbiamo presentato il primo rapporto sull'impatto sociale, economico e culturale che ha avuto il Covid sul sistema delle prologo, ma sul sistema economico e sul sistema Italia delle prologo e di tutto il terzo settore. Lo abbiamo fatto insieme al Sole 24 Ore, che ci ha dedicato due pagine intere affermando il valore delle nostre realtà. Lo abbiamo fatto insieme al direttore generale
generale del Ministero del Lavoro insieme al Presidente della Forum Nazionale del Terzo Settore e tanti altri grandi ospiti, al Presidente dell'ENIT con il quale stiamo per siglare un accordo di collaborazione. Ecco, questo vogliamo un po' che sia chiaro. Il nostro compito è quello di stare a fianco di tutte le realtà, di stare a fianco delle proprio più piccole, di stare a fianco alle realtà, ai comitati. Lo facciamo con grande forza e vogliamo anche essere vicini alle amministrazioni. Siamo stati qua 3 giorni per stare a fianco di realtà che hanno saputo organizzarsi e promuoversi. Vedi, Tropea, Borgo dei Borghi, ha lavorato molto bene, abbiamo voluto esprimere insieme a tutta la giunta il nostro piacere nella conquista di questo bel lavoro fatto dal Borgo. Ci piace stare qui per onorare il nostro libro nella capitale italiana del libro, e ci piace stare sul territorio e ci siamo in qualsiasi momento, siamo su tutti i tavoli. Poi non possiamo risolvere tutti i problemi che hanno le proloco, però è importante un aspetto, ecco, non possiamo sicuramente non far comprendere a tutte le nostre realtà che per poter dare dei servizi, per poter essere vicini alle nostre realtà, proponendo, portando avanti missioni importanti come quelli del servizio civile, bisogna investire e noi lo facciamo, ma l'UNCLI lavora tutto il giorno, ha una struttura organizzativa, ha una struttura che sta a fianco di ogni realtà, produce progetti, porta avanti iniziative, però tutto questo va seguito, non può essere lasciato al caso. E noi come Le Proloco lavoriamo con i fondi che vengono messi a disposizione, non possiamo dare servizi se non abbiamo le risorse. Noi non abbiamo una holding che ci gestisce o che lavora per gli altri. Quello che prendiamo lo riportiamo nei territori. Non facciamo altro, cerchiamo di portare avanti proposte concrete e lavori concreti. Io l'ho detto anche stamattina, il lavoro che noi facciamo viene riconosciuto a tutti i livelli. La settimana scorsa il ministro Orlando ha voluto riconfermare la mia persona e l'UNCLI all'interno del Consiglio Nazionale del Terzo Settore per il valore delle proloco, per il lavoro che noi svolgiamo in questo ambito, e questo è quello per cui noi lavoriamo tutti i giorni, per cui noi siamo presenti, per cui noi stiamo vicino alle nostre proloco. Per il resto lavoriamo anche per stimolare le amministrazioni regionali, lo facciamo con la conferenza Stato-Regioni per risolvere alcuni problemi legati alle normative, parlavo prima della legge della Calabria. Stiamo lavorando con il Presidente Federica ad avere una norma uguale in tutta Italia che possa disciplinare le proloco. Lavoriamo insieme all'ANCI per poter avere rapporti sempre più vicini e sempre più concreti di collaborazione. Lavoriamo con il Ministero dei Beni Culturali, lavoriamo con il Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura, tutto per una forte sinergia legata al valorizzare le proloco. Un mese fa abbiamo siglato l'accordo con la Protezione Civile. Durante questo periodo le nostre proloco hanno collaborato per il 38% con la Protezione Civile. Il capo dipartimento, il dottor Curcio,
è stato entusiasta nel voler procedere con questo protocollo che dovrà legare ancora di più l'Ecologo con la Protezione Civile Nazionale. Ecco, noi dobbiamo pensare a quello che è la nostra organizzazione, quello che dobbiamo fare tutti insieme in questa grande famiglia, in questa grande organizzazione, perché tutti insieme possiamo riuscire a portare avanti grandi progetti, così come abbiamo dato prova in questi 140 anni, perché quest'anno sindaco festeggiamo il 140esimo anniversario della fondazione della prima Proloco d'Italia, e se siamo riusciti a sopravvivere per 140 anni passando due guerre mondiali e tanti disastri che hanno fatto i nostri politici in questi anni, credo che supereremo a pieni voti anche quello che è il momento del Covid, tutto quello che ci sarà a seguire, perché la nostra forza viene dalla voglia dei nostri volontari di stare sempre a contatto con la propria gente e di essere i protagonisti per i territori. Questo è il nostro augurio, l'augurio è quello che la Calabria, come tutto il Meridione, riparta e faccia sentire forte la sua voce, perché ha tutte le carte in regola, perché ha le più alte potenzialità. Mettiamoci insieme, bracciamoci le mani e conquistiamo sempre di più il nostro territorio, perché è quello che ci porterà ad arrivare ad avere grandi successi così come meritiamo. Grazie. Grazie Nino. Allora, sindaco Mario Rimando, adesso hai un quadro più definito del tema del quale ci stiamo occupando questa sera. Hai ascoltato la relazione del Presidente, quindi puoi adesso portare il tuo grandissimo saluto istituzionale. Grazie Pietro, io sono felicissima di ospitare la prima riunione, mi pare di sentire tra l'altro della Giunta Nazionale in presenza e il Presidente ovviamente, che saluto davvero con il cuore, il Dottor Laschina. Lui ho ascoltato con assoluto interesse la relazione, una relazione accurata, convinta, una relazione professionale, devo dire, perché credo che l'impegno del Proloco sul territorio sia certamente un impegno di volontariato, ma con le caratteristiche che sono state delineate prima nel video e in quelle che lei ha snocciolato nel suo intervento, credo che debba veramente qualificarsi come attività quasi professionale, certamente volontaria, nel senso che non è retribuita, ma l'impegno che viene portato sul territorio e i risultati che sono stati ottenuti nel corso degli anni, perché io ho visto qui qualche cerchio, qualche mela e qualche risultato, vedo che sono risultati straordinari, non soltanto ovviamente solo di attività promozionale del territorio, che è quella che mi caratterizza e mi distingue, penso alle varie attività che vengono fatte soprattutto in occasione delle sacre, delle fiere o quant'altro, ma penso in generale a tutta un'attività che vuole coinvolgere la popolazione di riferimento. Ed è questo quello che noi chiediamo, quello di lavorare appunto in sinergia con le Proloco di livello locale. Sono qui con me l'assessore all'urbanistica, l'ingegnere Gaetano Scalamogna, l'assessore alla cultura, la professoressa Daniela Rottino, che hanno voluto essere presenti anche loro per partecipare con interesse a questi lavori che costituiranno senz'altro per ciascuno di noi occasioni di arricchimento. Ecco, io colgo senza dubbio, così come ho il dovere di cogliere il segnale di attenzione della volontà della Giunta Nazionale di Ministri di Calabria e di scegliere la mia città, sebbene capitale del libro, per la presentazione del libro, del Proloco, io credo di dover ricambiare la cortesia garantendo l'impegno, quello stesso che mi è stato richiesto, ove mai dovesse il mio schieramento, come noto, non lo so, credo che sia sufficientemente noto, io ho il mio cuore batte a destra, ecco, diciamo così, quindi se dovesse vincere il mio schieramento non c'è dubbio che faccio
mi impegno a portare insieme con voi le istanze provenienti da Petroloco affinché possa essere approvata una normativa di carattere regionale. Credo anche che sia necessaria una legge nazionale, perché se mi pare di capire non c'è. Io ho letto l'articolo che ho mandato il mio vice sindaco, del quale porto i saluti, non può essere qui oggi con noi, ma ha accolto lui con grandissimo entusiasmo, l'assessore anche alla programmazione strategica, e abbiamo portato avanti tutta una serie di iniziative di coinvolgimento del territorio, come per esempio i patti di collaborazione, o l'iniziativa adotta a Maiuola, o ancora l'iniziativa di balcone ferito più bello, cioè ci sono tutta una serie di attività che come municipio stiamo mettendo in atto, convinti come siamo che la partecipazione alla vita politica e amministrativa sia la scommessa migliore da vincere per i nostri territori. Si deve lavorare ancora molto per l'acquisizione di un senso di identità e di appartenenza, noi in questo chiediamo la collaborazione. E qui con noi il dottore De Maria, che ringrazio ovviamente per il lavoro che svolge con puntualità sul territorio, e ancora prima di lui ricordo che lo scorso anno noi con la Prologo, specialmente la Prologo di Vico Marina, questa di Vico Valenza probabilmente non sarà scritta, non lo so, una materia che un po' esplorare, ma specialmente con la Prologo di Vico Marina abbiamo molto ben lavorato lo scorso anno nel periodo estivo, abbiamo presentato moltissimi libri, abbiamo portato avanti moltissimi iniziativi. Confidiamo che sarà altrettanto anche con il dottor De Maria, del resto la campagna e il progetto una tradizione e uno spessore suo proprio nelle tematiche che coinvolgono il territorio, per cui con la stessa passione, con lo stesso spessore sarà certamente profuso al meglio per aiutare l'amministrazione in questa attività che stiamo portando avanti. Chiediamo di fare sinergia, non chiediamo di meglio, chiediamo di collaborare e chiediamo di portare, di navigare, tutti siamo tutti nella stessa barca, come si è detto, ma soprattutto di navigare tutti nella stessa direzione, cioè che si deve nella stessa direzione del miglioramento dei nostri territori. Io ringrazio, concludo, faccio gli auguri a Pietro per essere presidente della Prologo di Soverato, non lo sapevo. Non sarà una novità per gli altri, ma per me lo è. Chiudo perché in questa giornata domenicale questo canto a poco credo che imponga realmente a tutti non la prova di resilienza, ma imponga a tutti il dovere della brevità e di brevissime riflessioni che suggerirei essere europei. Non so quanto tempo ho preso, ma. Sei stata perfettamente rientrata anche Daniela Rubino, che è assessore alla cultura nella tua giunta. Prego. Grazie. Buonasera, ringrazio tutti per essere qua. È veramente una cosa meravigliosa avere al comune di Vico questa riunione che vedo tantissimi rappresentanti del Prologo, oltre naturalmente al rappresentante nazionale. Io naturalmente la cultura associata al Prologo, dico, perché naturalmente con il Prologo soprattutto si mette nel territorio quello che è l'aspetto culturale associato anche al turismo, per carità, allo spettacolo, e quindi è una cosa molto importante. Noi ieri sera siamo tornati con il sindaco e con altre parti della giunta da Chiari, dove è stato passato il testimone della capitale della cultura, e ho portato proprio questo librettino che loro hanno preparato, e c'erano 3 giorni di micro editoria. Un'attività intensissima, cioè pieno di eventi tantissimi, e ci spiegavano che il grande aiuto l'ha avuto dalla Prologo. Quindi con l'azione proprio dei volontari che aiutavano proprio anche tutte le persone che sono intervenute, che interverranno per 2 o 3 o 4 giorni, a visitare i luoghi, a farsi promotori,
iniziative, quindi è stato veramente un punto di riferimento anche per noi, che ci siamo resi conto che veramente l'apporto della Prologo per noi è veramente importante e necessario. E, il dottore Cappello e il presidente del CEP parlava proprio dell'importanza del libro, quindi stasera per me è veramente una cosa eccezionale, sono rimasta veramente contenta che si possa partire con l'anteprima del libro con il vostro libro. E il dottore Cappello dice che si legge, non è vero che non si legge poco, si dice che le percentuali sono molto basse, che si legge poco, invece si sta vedendo proprio veramente un inizio di desiderio di poter leggere, che poi è il punto fermo del nostro dossier per la proprietà del libro. Incentivare la lettura, ma proprio entrare frequentemente in quegli aspetti, per quelle persone che normalmente non leggono. Dacia Marini diceva che si legge spesso per dovere, perché a scuola si legge, si studia, però bisogna leggere soprattutto per il piacere di leggere, ed è questo che soprattutto vogliamo fare, e desiderio di poter aiutare chi non è abituato a leggere con tante iniziative di cui ho terminato. Quindi veramente vi ringrazio oggi che ci presentate come anteprima questo vostro libro, che spero di poter leggere proprio per prendere naturalmente insegnamento e poter avere sempre questo appoggio. E come diceva anche il sindaco, in questi due anni del nostro insegnamento abbiamo lavorato molto con la Prologo di Marina, l'ex presidente di Costa, abbiamo fatto varie iniziative, adesso c'è il nuovo presidente di Maria, che conosco da anni, quindi spero che con lui di poter portare avanti tanta attività, ma naturalmente, come dicevate voi, ci vuole anche un appoggio. E quindi questo volontario sì, però ci vuole anche un apporto, quindi speriamo veramente che queste istanze possano andare avanti. Vi ringrazio ancora e speriamo veramente di fare tante cose con voi. Grazie Assessore, adesso il turno di Pippo Capelupo, che è il presidente di Umbria Calabria, il nostro presidente. Prego Pippo. Allora, intanto grazie Sindaco, grazie per averci ospitato e soprattutto per averci messo nelle condizioni di realizzare un sogno, perché il presentare il nostro libro, come già ha detto il Presidente Nazionale, proprio nella città del libro, e forse il primo libro, perché ieri so che siete stati con la Giunta Chiari a prendere a portare in Calabria finalmente questo premio, allora per noi è stata veramente una cosa eccezionale. Permettimi di dire che tra le altre cose i problemi che abbiamo avuto sempre come Prologo, abbiamo avuto anche il problema della legge che, come aveva anticipato Pietro, è stata fatta a metà senza le risorse che noi avevamo avuto fino al 2012 sono sparite le risorse, non sono ritornate più, per cui ci sarà da lavorare per chiunque arriverà per rimettere a posto alcune cose. Adesso io non voglio assolutamente dilungarmi su cose di questo genere, perché sarà da dover approfondire eventualmente non soltanto questo passaggio, ma anche altri passaggi che noi in un certo senso abbiamo superato con questa prima bozza di legge che è stata passata e che ci ha permesso, per esempio, negli ultimi giorni di fare delle richieste anche con la legge 13 o anche con altri bandi, cose che invece fino a ieri non ci permettevano nemmeno di fare. Quindi cose pazzesche, però insomma, qualche cosa si fa. Io voglio dire che le Prologo non meritano molto, meritano tanto, perché il Presidente ha evidenziato anche un passaggio estremamente importante, quello della nuova veste delle Prologo, che chiaramente non hanno vestito soltanto in Calabria, ma a livello nazionale. Cioè noi siamo passati dal dover fare una sagra, col tempo invece a scrivere libri, a riportare invece le tradizioni, a riportare tante altre cose, ma nel periodo di Covid abbiamo dovuto vestire in fretta in furia le vesti del terzo settore e siamo stati assolutamente indispensabili in tantissime realtà. Allora se questo è vero, perché è vero, perché le testimonianze ci riportano tutte, un paese, io lo riporto sempre ad esempio, perché un paese, la provincia di Cosenza, dove il prete Covid è scappato,
il sindaco non esisteva, c'era cioè il commissario prefettizio, per paura del Covid scappa via il commissario prefettizio, vicino a casa tua, scappa via il presidente alla Pro, si è messa lì una presidente donna e con la macchina ha fatto perfino la messa a Pasqua, andava in giro per il paese e faceva sentire la messa con l'alto parlante. Cioè siamo a questi livelli, per non dire poi il cibo, tutto ciò che è stato l'aiuto delle famiglie, eccetera, eccetera. Era tutto per me. Allora, se questo è vero, perché è vero per le convenzioni che la Spina ha fatto fare con l'ANCI a livello nazionale, per la legge stessa che dice che una proloco prima di qualsiasi altro associazione deve essere interessata in un comune, perché la Proloco è la prima associazione per cui può collaborare, deve collaborare insieme con i sindaci. Se queste sono cose vere, allora è chiaro che a un certo punto io mi arrabbio nel momento in cui gli altri invece diventano soldi. Perché qui si tratta di diventare soldi, qui si tratta di non voler vedere. Allora non può essere che ancora in Calabria un diritto deve passare per un favore. Non si può. E allora noi vogliamo che i diritti vengano rispettati. E siccome i diritti vengono rispettati in 19 regioni, vogliamo che vengano rispettati anche nella 20ª regione. Perché è scritto da tutte le parti. Vado avanti. E ti ringrazio veramente di cuore, perché questo momento è un momento anche di sacrificio. Siete tornati stanotte, sappiamo i sacrifici che si fanno quando si parte, eccetera. Non voglio dilungarmi, però un ringraziamento di cuore lo dovevamo fare, perché tra l'altro tu sai, tu dice, è stato 10 anni con me, io ero assessore provinciale a Catanzaro, il mio è una persona speciale, io lo dico sempre in tutte le parti, non voglio togliere niente a nessuno, perché le altre persone le conosco, ma conosco te, conosco Mimmo. E tutto ciò che avete raggiunto attraverso il lavoro dell'assessore, attraverso il lavoro di tutti quanti, è chiaro che è un obiettivo che si raggiunge solo in una maniera, cioè mettendoci il cuore e essendo tutti insieme. Grazie. Grazie Pippo. E adesso diamo la parola ad un altro padrone di casa, insieme a Maria Lima, cioè a Vincenzo De Maria, che è però presidente, non è amministratore, né sindaco, è presidente della Proloco di Vibo Marina, ma diciamo presidente della Proloco di Vibo, non distinguiamo Vibo Marina e Vibo Centro, su Vibo e Città Unite, vai. Perfettamente d'accordo, infatti Vibo Marina è riportato tra virgolette. Io per prima cosa mi voglio ringraziare il sindaco, il dottor Rimardo, Giovanni Gensone, del rapporto di collaborazione e di sussidiarietà orizzontale, così per la donna che sta pensando molto per la città, per una città che è estesa, questo dal dottore giornalista, dalla collina al mare, una grande estensione, e questo dà quindi dei fattori aggiunti notevoli, piena di cultura, pieni di beni comuni, materiali e immateriali, che anche capitale nazionale del libro. Voglio ringraziare anche il presidente Lumbri, Antonio Spina, che ieri è stato nella sera del nostro prologo, che ci ha ridotto e che ha voluto fare una dedica non a me ma al prologo di Vico, per la tenacia dell'organizzazione che tu ha intuito probabilmente in qualche modo in quei pochi minuti che è stato da noi. Anche il presidente Luigi Calabria, Vito Capelluto, per il lavoro paziente che si sta facendo a livello regionale per tenere unite noi associazioni che siamo spazi per il territorio della Calabria. Intendo salutare anche gli assessori più presenti, il presidente Bruno, e scusate se ho dimenticato qualcuno. Non si poteva trovare un posto migliore per presentare questo libro e non si poteva trovare un tempo migliore. Questo penso che ce l'abbiamo tutti ben chiaro. Vibo oggi per parlare del libro, ma è una Vibo con la sua immensa cultura che va dal patrimonio archeologico, al patrimonio ambientale, al patrimonio culturale, quindi piena di cultura e di valore ambientale. E scusatemi se un attimo dico qualcosa, perché io
fondo sono il presidente di un altro lotto di Vico Valencia, abbiamo tutto il territorio comunale, il nostro statuto, e la Prologo che è una diramazione territoriale per lui, per cui sappiamo che anche il centrale, diciamo, deve sentire le necessità e si tiene costantemente in unione con le diramazioni territoriali. Vico Valencia, non per dire, noi ci siamo costituiti nel 1986, abbiamo oltre 30 anni di storia, perché dopo l'abolizione dell'azienda autonoma di cura sul giorno del turismo, che era importante all'epoca, proprio la lezione cura, e la nostra cura veniva essenzialmente dalla talassoterapia, dal mare. Io vi ricordo, tra l'altro, l'azienda aveva previsto un rito che c'era sul mare. E quindi poi con la legge del riordino del 1983 sono state istituite le APT e le IASP, ma Vico Valencia non era ancora provincia e soltanto quindi nel 1992 ha potuto avere la sua APT e la provincia ha fatto quello che ha potuto, tra cui istituire il servizio IAT, ma noi lo eravamo già con normativa regionale. E a che cosa servono queste prologhe? Tra l'altro noi, proprio di Vico Valencia, abbiamo istituito già l'UPI provinciale, scusate se ricordo, con il professore Cesare Molea, che è stato un uomo molto grande, non soltanto che è stato sindaco di Catanzaro, ma non uno spessore culturale non indifferente, che ha dato molto anche a lui, anche per Catanzaro Soverato, in questo qui. Siamo partiti tutti come associazione di promozione turistica di base di socialità, di volontariato, ma piano piano ci siamo evoluti perché ci siamo interessati di piano ambientale, per i culturali, della tutela dell'identità locale, ossia io voglio dire che la Prologo è un'associazione bella, la gran parte sono associazioni pulite che hanno molti interessi, molti interessi trasversali. Dico soltanto, credo che proprio del presidente Lumpi, che credo troviamo in questo libro, lo ricordate anche lui ieri sera, noi siamo come Prologo anche postazione civica e di cittadinanza attiva, siamo una stazione di legalità, nel libro è chiamato mi pare sentinella, non più in Calabria abbiamo, voglio dire, tante postazioni dell'ispettore Saracene e Irana l'attuale dopo, ma ancora oggi è necessario che ci siano queste postazioni di legalità e scusatemi che io lo esprimo chiaramente, queste postazioni antimafia che sono necessarie in un territorio in Calabria e in tutta Italia ormai è diffusa, ma le Prologo svolgono anche questo luogo spesso in maniera molto diciamo libera ed aperta. Ed ancora sono il genius loci, come piaceva dire anche a Cesare Mulet, ossia noi siamo quelli che siamo costantemente informati della storia, delle situazioni locali, delle difficoltà, dei bisogni anche della cittadinanza e siamo, ognuno di noi, il nostro socio, deve essere capace queste informazioni che ha, che non sono spesso, come dire, informazioni di grandi intellettuali, ma sono di un'efficacia enorme per i cittadini, per i turisti e spesso per le stesse amministrazioni che ci vengono a trovare per avere notizie sul territorio. Questo è molto bello. E quindi anche le scuole diciamo, si rapportano con le Prologo anche per effettuare delle tesi, per effettuare ricerche, così è un ruolo non differente. E poi quella diciamo, volontà di collaborare nella comunità, che non è che noi chiamiamo community work, ossia quel lavoro di comunità che bisogna fare tutti insieme e che noi cerchiamo di dare delle migliore dei modi, rapportandoci con i cittadini e con le istituzioni. Solo per dire, il Presidente dice, date anche ogni tanto qualche numero, io dico soltanto che la Prologo nostra attualmente ha 50 soci, ha avuto già 10 presidenti, di cui
tre donne, oltre 4.000 ore di lavoro gratuito l'anno, oltre 100 iniziative l'anno, tra valori come istituzioni, richiesti servizi, tra l'altro abbiamo un servizio di arte, la piccola riga del porto del mare, adesso dobbiamo ancora vedere bene, speriamo che in questo periodo si possa, iniziative estive, come diceva il sindaco, mostre sulla tonnara che speriamo si avviate. E tutto questo anche sagre. Le sagre noi, vi prego tutti di comprendere che c'è bisogno di un lavoro di collaborazione con le altre associazioni e spesso con le scuole. Noi per le sagre, non molte, in realtà che abbiamo fatto in unione con l'Istituto Alberghiero di Vico Valenza, che è una grande realtà, perché Vico Valenza ha grandi scuole, il conservatorio, l'Istituto di Agraria, la scuola di polizia, eccetera. Anche il servizio di arte, spesso l'abbiamo gestito non solo con il servizio civile, di cui anche io chiedo che sia tolta quella voce, come diceva il dottore Melia, perché è un po' antipatica, in effetti è grave abbastanza sulle prologhe. Ma l'abbiamo fatto anche insieme all'Istituto Alberghiero, questo fatto qui. Spesso quello di il problema dei bilanci, sì, i bilanci sono piccoli, noi abbiamo cercato di recuperare qualcosa perché come azienda di promozione sociale e adesso le rette al terzo settore usufruiamo delle quote del 5 per 1000 e del 2 per 1000, ma su questo abbiamo dovuto lavorare. Questo è vero, sotto alcuni aspetti ci rende liberi ed è una cosa importante per le prologhe, se voi mi capite cosa voglio dire, ci rende molto liberi. Dall'altro canto è chiaro che ci sono delle necessità di vitalità per cui dei contributi non solo ci sarebbero, voglio dire, sarebbero cosa buona, ma credo che ricompenserebbero parte del lavoro, delle spese tutte del lavoro. Forse vorremmo meno burocrazia, vorremmo un confronto costante con l'amministrazione, usufruire casomai di locali, dei locali demaniali. Ecco, questo qui, perché noi abbiamo spese per usufruire di locali che sono del demanio dello Stato, nel momento in cui lo Stato dovrebbe, diciamo, proseguire la sua azione pubblica donando gratuitamente al prologo, diciamo, locale. E siamo pieni di questo. Mi soffermo soltanto per dire due cose. Durante il periodo del Covid abbiamo fatto quello che era possibile. Siamo andati dalle nostre sartine, abbiamo detto di fare le prime mascherine, siamo andati dalle aziende e abbiamo chiesto di collaborare perché ci fosse la donazione di respiratori automatici come abbiamo fatto con l'opinione di Vico Valenza. E soprattutto siamo nel periodo del Covid, siamo stati vicino alla gente e anche attualmente nel periodo della vaccinazione anche noi siamo vicino ai volontari, alla protezione civile, alle parrocchie, cioè stiamo facendo le vaccinazioni, ma abbiamo adeguato il nostro statuto, tanto che stiamo aspettando l'iscrizione al registro del gruppo, che è un tasto importante. Chiudo dicendo, purtroppo, mi chiedo scusa, ma è una nostra abitudine fare promozione del territorio. D'altro canto, diciamo, è importante fare promozione del territorio perché rientra sul marketing turistico, che è importante che tutti dobbiamo fare, e le promozioni ancora di più, e anche questa può essere la sede, scusate. E il nostro è basato sulla balneazione, sul porto turistico, sull'archeologia, sul porto antico di Vico Valenza, su sport in auto e remiente, pesca turismo, ecoturismo, accoglienza e recettività, e poi la recettività della tipica cucina marinara, e su questo anche noi dobbiamo capire dove andare, nel senso c'è la necessità di fare qualcosa per il pescato di Vico Valenza e con Santo Premia e fare una qualche promozione del gambero bianco che è presente nel corso. E tutti questi aspetti importanti che stanno, vi sto dicendo per dirvi del prologo quali sono le idee del prologo di Vico Valenza. E noi seguiamo anche le vie, le vecchie vie, per avere una linearità di pensiero. Dalla via Pompilia, c'è qui a Vico Valenza, che è la città via del Romani, come sapete,
e non serviva non soltanto a trasportare, diciamo, personale armato, ma serviva anche per il trasporto del tovagliamento. La via turistica costa i miseri, ma che per noi che fa oltre il 60% del turismo. Ma anche l'asse importante tra l'aeroporto di Venezia Vettelle e il porto di Vibo Valenzo, perché è un'asse importante perché entrambi sono gli scali della Calabria e gli scali di Ferra e Oro. La via dell'Ossidiana, che noi intendiamo la via che va dal porto di Valenzia alle Oro, in cui adesso siamo in estate 60.000 viaggiatori, quindi con la discarica un dato retto. La via della montagna del Borbone, che è la via del legname, dei funghi, delle castagne, tutti i prodotti che poi riportano al turismo, per un aspetto, e la via dell'altopiano del Borbone, che già ai romani portava odio, vino, veramente un po' umano. Concludo, non so se sono stato lungo, le volte non sono stato lungo, dicendo soltanto che noi abbiamo un mare di storia, ma abbiamo anche un mare di accoglienza e l'invito a tutti, e noi lo facciamo spesso, di iscriversi alle prologhe, che è proprio una cosa bella e noi siamo contenti di avere oltre il 10% di ragazzi giovani, che sono giovani, che sono già laureati, che hanno voluto rimanere nel nostro territorio. E che la Proloco, hanno trovato nella Proloco un ambiente per loro ideale per portare avanti tanti loro presenti. Grazie. Grazie, per ragioni personali, Antonello Rosso Lavalle, consigliere nazionale dell'Ombra, mi chiede di poter anticipare il suo intervento. Sì, grazie, è stato veramente breve, rispettando quelli che sono i tempi europei. Un saluto ovviamente con grande orgoglio a questa cittadina, a Vibo Valenzia, al sindaco, alla giunta del Consiglio Comunale. Io ricordo la proclamazione in televisione, quindi con grande sentimento, proprio rispettando quelli che sono i valori di questa terra, quindi i valori legati al senso di appartenenza e a quel sentimento di poter dare un contributo notevole alla cittadinanza e verso un bene comune. Un appuntamento importante quello di oggi, quindi grazie ovviamente al Presidente nazionale, alla Giunta nazionale, che rinnovo i ringraziamenti insieme al mio Presidente regionale. Un libro importante del bigliettino da visita oggi rispecchia quella che è la, un'idea nuova e innovativa del Proloco, ma anche un libro che ha fatto, che ha realizzato un'indagine multilivello, quindi un'indagine fatta con chiarezza e con dati certi, e questo è sicuramente l'impegno e l'importanza dell'agenzia della CGA di Mestre. Un libro che rispecchia quello che l'impegno e la responsabilità del Proloco, ma anche quella che è il rispetto verso le istituzioni. Le Proloco con l'Umbria hanno recepito questa logica, il rispetto delle istituzioni, quindi la logica di poter condividere, cooperare e interagire verso la collettività e per la collettività. Io vi ringrazio e chiedo scusa se anticipo il rientro, ma ho un libro da presentare in un altro territorio, quindi grazie, con l'impegno di rivederci, grazie tanti. Ho la parola a Fernando Tomasello del Dipartimento di Cultura dell'Umbria, prego. Sì, grazie. Dopo l'intervento del Presidente Enrico Marina, che ha edotto di quello che è una Proloco, che credo l'abbia fatto in maniera egregia, dico che è per noi un onore essere a Vibo a presentare il nostro libro, la città del libro che ci accoglie, ci dà questa possibilità, un libro che è un racconto, anche se fatto da
da uno studio di economisti ed è fatto da un studio di statistica. È un racconto di quello che siamo e di quello che potremmo essere in futuro. Vorrei partire, e sarò brevissimo perché il tempo è stato occupato tantissimo, quindi voglio non togliere il tempo necessario per rappresentare alcuni dati importantissimi che il dottor Favaretto poi racconterà, la CGA del Mestre poi racconterà su quella che è stata la ricerca. Vorrei partire con un avvertimento che è l'inizio dell'articolo 1 dello statuto che ho raccontato anche stamattina e anche in Senato, mi ripeto, ma credo sia utile farlo, perché il sindaco l'ho visto curioso e interessato e quindi assolutamente lo faccio ben volentieri. Dello statuto dicevo della prima parola, come citava prima il presidente a Cingiatanica, perché il colle di San Sebastiano torna di decoro e di ornamento al villaggio. Questo è l'inizio di quell'articolo. Un articolo che denota come chi fa proloco lo fa per volontariato e per amore del proprio territorio. Non hanno guardato allora i soldi che servivano per costituire la proloco, tantomeno ciò che serviva come economia per fare l'attività di promozione del territorio. Hanno guardato l'obiettivo, ed è questo che noi abbiamo fatto, ed emergerà dal libro, dalla relazione che farà il dottor Favaretto. L'altro tema di stamattina, e lo riprendo perché credo che mi sia stato dato l'ora di curare, è appunto Borghi e UNESCO. Perché Borghi? I Borghi sono la realtà diffusa nel nostro territorio, le città capoluoghi, sono delle realtà che occupano il 20% degli abitanti dell'Italia. Nei borghi nascono le proloco. La proloco di città raramente c'è. E sarebbe un grande tesoro, è un grande tesoro quando esiste. Perché noi dobbiamo intercettare, cercare di portare nel capoluogo di provincia quella che è la realtà della provincia. Chi più di una proloco che conosce il proprio territorio può fare questo? Può farlo solamente una proloco. Quella realtà che riesce ad aggregare intorno alla cultura locale, intorno ai patrimoni culturali in materia, quegli aspetti di amore che chi vive quel luogo ha in sé. Ed è per questo che nel 2012 UNESCO ha riconosciuto questa grande cosa alle proloche italiane, all'UNPI, quella di essere elemento di salvaguardia, siamo i consiglieri dell'UNESCO dal 2012 per la salvaguardia del patrimonio culturale materiale. Questo ci onora, ci rende responsabili perché nel 2019 poi abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con le altre 9 province italiane che ci mette nella condizione di guidarle, di essere più fare, anche perché siamo l'associazione in Italia e probabilmente nel mondo più numerosa, questa è la rete più importante in termini di estensione e di quantità di associazioni che determinano questo tipo di lavoro. Io mi fermo qui, sono due segnali, due lanci che faccio da responsabile del patrimonio culturale della cultura, perché credo che siano quegli elementi che forse fino ad oggi non sono stati toccati con sufficienza e che grazie alla precedenza di Nino Lastina, all'aiuto di tutti gli amici del Proloco, alla Giunta, stiamo portando avanti che sarà forse il futuro, il vero futuro del nostro mondo. Allora, io penso che non ci sia bisogno di presentare la CGA di Mestre perché la conoscono tutti, penso che sia la prima in assoluto in Italia di caratura superiore anche a tutte le altre che fanno ricerca nel nostro paese. Andrea Favaretto ci dirà qualcosa di più, soprattutto rispetto a questo libro che è il prodotto di un grande lavoro di 3 anni, come diceva Nino Lastina nella sua introduzione. Prego. Sì, grazie. Allora, Presidente, io inizio con un incontro appunto 4 anni fa a Venezia, presso la nostra sede, in cui il Presidente insieme al Vicepresidente sono venuti e ci hanno lanciato una sfida. Noi siamo macroeconomisti, siamo uomini dei conti pubblici e la sfida era quella di dire spacchiamo il luogo comune. Cioè nel senso, le proloco
sono conosciute solo quelle sale. Facciamo qualcosa di diverso. Facciamo il primo rapporto di natura economico, statistica e anche sociale, perché c'è molto di sociale, a livello nazionale, in cui noi diciamo chi sono le pro loco. Sulla storia c'è tutto, avete pubblicazioni immense, c'è un grosso giacimento, però chi sono, quante sono, che valore hanno, cosa producono, cosa fanno? Tantissime erano domande. Noi abbiamo accettato la sfida, anzi abbiamo accettato due sfide, Presidente. La prima di fare un rapporto che abbiamo presentato anche al Senato qualche annetto fa. La seconda è quella di arrivare a una pubblicazione. Una pubblicazione edita da Marsilio, dopo il Mulino c'era Marsilio, per questo tipo di pubblicazione, attenzione. Però diciamo che è un grandissimo granello di sale, un po' per entrare nell'argomentazione dell'assessora, è un mondo di pubblicazione, quella che le vi do alcune statistiche. 1900 sono quasi 2000 le case editrici, 86.000 pubblicazioni all'anno, cioè vuol dire compresi sabato, domenica, Natale, 31 dicembre e quant'altro, vuol dire 237 pubblicazioni al giorno. Ebbene, tanta roba, però insieme a queste 237 di un giorno, di qualche mese fa, c'è stato anche questo bel libro. Bello, e dopo vi spiegherò, chiuderò col concetto di bello. Allora, veniamo un attimino, mi darà una mano Antonio per quanto riguarda le slide, sarò velocissimo in alcuni casi, di passaggio mi fermerò. Allora, Antonio, prima slide, questo è un po' lo studio, la metodologia che ci ha portato poi a invitare questo studio. Ci sono stati molti tavoli di concertazione sia a livello nazionale sia a livello regionale, ma soprattutto tavoli fatti con le proloco. Allora, quello che dico io è che questo non è uno studio che arriva dall'alto ma arriva dal basso, bottom up, cioè siamo andati, la base degli studi sono le proloco, i bisogni, le esigenze, l'organizzazione, tutto quello che riguarda il mondo delle proloco. Per far questo abbiamo fatto delle indagini quanti qualitative, ringrazio tutte le proloco, tutti i comitati regionali, perché senza di loro non saremmo stati in grado di compiere questa ricerca. E questo il compito che ci siamo dati è stato un compito molto specifico di determinare gli impatti economici e sociali del mondo delle proloco in Italia. Allora, la prima statistica qui è una statistica tanto per renderci conto cosa viene a livello regionale. Sono 6.000, quasi 6.200 proloco censite. Ecco qui, come diceva il Presidente, al 31/12/2019, adesso so che sono aumentato anche il volontariato, nonostante il Covid, dunque 6.200. E cosa vuol dire questi 6.200, Antonio? Vuol dire... Ecco, qui c'è un'altra statistica che mette in evidenza una cosa importantissima. Primo aspetto, questi sono degli indici, praticamente, guardate soprattutto il primo, pari quasi a 1, è un indice che ci dice la pressione delle proloco all'interno di ogni comune, cioè in questo caso la presenza della proloco è quasi una proloco per ogni comune. Tenete presente cosa vuol dire diffusione e impatto territoriale, tenete presente che quasi il comando dei carabinieri a queste statistiche, ok? Cioè le proloco presidiano il territorio come il comando dei carabinieri. Sentinella. Ecco qui vedete alcune statistiche invece sulla struttura, anche qui mi soffermerò. Le proloco attive abbiamo già detto che sono 6.200. con partita IVA 4.400, che vuol dire il 71% delle proloco a partita IVA, vuol dire che fa un'attività economica per il territorio, poi dopo ci soffermeremo su questo.
1500 svolgono un'attività di informazione turistica, quasi il 25%, 600.000 soci tesserati, 300.000 volontari, 4.000 di questi mi sembra aver capito che sono qui presenti in questo territorio, ma è un po' per entrare nella logica anche quella della grande diffusione del volontariato del sindaco, ecco questi sono i dati, 300.000, un esercito di cui il servizio civile è 1.800. Poi avete anche il numero dei dipendenti o dei collaboratori, vedete che sono pochi, questo perché ovviamente poi dipende dalla dimensione della proloquo delle attività che fanno. 50 sulle strutture regionali, sulle strutture periferiche 380. Ecco, qui c'è un po' il dato invece quello sul servizio civile universale, il numero di volontari assegnati un po' per entrare in quella formativa del progetto 2018-2019, 1835, numero di sedi coinvolte 664, numero di operatori locali in progetto 669, numero di responsabili locali, enti accreditati 20. Di queste statistiche quella che mi piace di più è il numero di operatori locali di progetto 669, perché queste sono figure pensanti, cioè queste sono quelle che intercettano il bisogno, intercettano le leggi, e qui abbiamo qualcuno che se ne intende di questo, le leggi che sono nazionali, regionali, ma anche a volte comunali, urbane, e cerca di indirizzarli per ottenere ovviamente quelle piccole risorse ma necessarie per svolgere le molteplici attività che le proloco fanno. Un'altra slide, secondo me molto molto importante, è quello dei 25 milioni, poi divisi poi per tipologie di attività, 25 milioni di ore di lavoro del volontariato. Come dicevo questa mattina, tanto per fare un ordine di misura, 25 milioni di ore è la Fiat, o per meglio dire l'FCA in un anno. Se io faccio un'elaborazione statistica, questo è dandogli un valore per i 25 milioni, vuol dire un miliardo. Adesso qua faccio una provocazione, basterebbe questo nel PNRR per risolvere tanti problemi alle proloquo e ai nostri territori. Oggi volevo fare la provocazione al sottosegretario, comunque lo faremo la prossima volta, visto che adesso si parla di PNRR e si parla di prossimità, si parla di territorio, tutto infarcito su questi, soprattutto su digitalizzazione, su sostenibilità, ma si parla anche molto di territorio nello sviluppo dei progetti. Le figure attive nella proloquo, vedete che le figure, le percentuali di proloquo che hanno società, i soci attivi è pari al 100%, i volontari non associati sono il 71%, ragazzi in servizio civile 17%, altre figure 10%. Vedete già la composizione, 190.000 sono i soci volontari attivi, quelli non associati 110.000 che sono quei 300.000 volontari che vi dicevo prima. Cosa fanno le proloquo? Ah, qui c'è un'altra statistica molto importante, che era quella che riportava e che riporta sempre il Presidente, 110.020 pari a 90 milioni di partecipanti. Tanto per capirci, in Italia siamo 60 milioni, vuol dire più di una persona si reca normalmente a visitare un'attività nella proloquo. E nel 2020, prima del Covid, secondo la nostra rilevazione, che ormai stiamo costituendo un osservatorio, quei 110.000 erano preventivati a divenire nel 2020 114.000, cioè vuol dire 4.020 in più, vuol dire che c'è un grosso fermento. Per lo sociologico vuol dire che c'è una grandissima natalità su quelle che sono le attività ovviamente che le proloquo svolgono. E ecco qui c'è un'altra bellissima statistica, e qui si mette in evidenza proprio il numero di proloquo impegnati nelle varie tipologie di attività, di macro attività,
impegnati nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio locale materiale, 4.700. Ecco, qui abbiamo distinto tra il materiale e l'immateriale, e poi nella comunicazione 5.500, numero di colloqui nella gestione dei servizi 3.500, numero di colloqui impegnate in altre attività, vuol dire che sono quelle a sostegno, penso con la Croce Rossa, penso con l'UNESCO, penso insomma, con la Regione, penso con tutti gli enti locali, con i comuni e quant'altro. Però vedete già che soprattutto nelle prime tre, vedete già che queste sono attività non così, diciamo, banali, anzi sono molto importanti, che stanno a identificare il cambio di pelle delle pro loco. Le pro loco si stanno sempre di più organizzando con una gestione in alcuni casi anche manageriale. Provate a pensare a come sale, quanti partecipanti hanno durante magari un periodo, magari una settimana. Provate a pensare, cioè i numeri sono importanti e di conseguenza ci vuole un certo tipo di organizzazione. Qui entriamo un po' nelle prologo che realizzano sagre e fiere, sono il 77%, e di cui il 60% sono organizzati esclusivamente dal prologo. Chi si rivolge, vedete che il 45% sono famiglie, i giovani 31%, anziani 24%. Anche qui mi piace quella statistica 31% che mette in evidenza proprio i visitatori, mettono in evidenza che c'è molto dei giovani, questa necessità dei giovani nonostante tutto, ovviamente, di essere sempre presenti all'interno del territorio di appartenenza. Per quanto riguarda gli eventi organizzati, le proloco, il 77% ovviamente organizza sagre e fiere, 59% passeggiate organizzate, 53% mostre e via così, fino ad arrivare musica, cinema, teatro. La maggior parte di questo è cultura. Queste sono tutte le varie sfaccettature della cultura, che non è solo magari quella emozionistica, anzi, ma questa qui è una cultura proprio di territorio applicata tutti i giorni. E questo invece è il caso della gestione, perché ovviamente le proloco gestiscono anche i servizi. Informazioni turistiche 57%, gestiscono musei del 20%, storico archeologico 17%, siti naturalistici 7%. Per quanto riguarda le altre attività, tanto per il 5%, significa gestione delle biglietterie, dei teatri, impianti sportivi, cioè vedete che dove possono ovviamente riescono anche e vogliono gestire queste tipologie ovviamente di attività. Per quanto riguarda la realizzazione di altre attività, ecco, vedete, questo è un dato, 56% fanno interventi di sostegno o di solidarietà sociale. Cosa vuol dire questo? Questo fanno aiuti, o per meglio dire danno aiuti alle persone bisognose. Poi alla fine, però, alcune statistiche sull'ultima ricerca che hanno fatto sul Covid, e voi vedrete come quel 57% invece diventa il 99%. Ok? E dopo vedete anche, vi dirò alcune statistiche anche su questo. Poi, per quanto riguarda la pubblicazione di libri al 32%, e poi c'è un altro che è un residuale al 5%, che vuol dire restauro di beni, attività di gemellaggio e quant'altro. Per quanto riguarda l'istituzione invece delle fonti di finanziamento, voi vedete la prevalenza dell'autofinanziamento, cioè il 37% si autofinanzia. Come diceva il Presidente, solo il 30% ottiene, cioè di tutto il finanziamento, il 30% deriva dai contributi dati dagli enti pubblici. Vuol dire che il 70% o è un autofinanziamento, cioè deriva dai soci, oppure deriva ovviamente dalla società pubblica e privata del territorio in cui loro fanno parte. Le comunicazioni delle attività, scusate se magari sono un po', è vero che fa caldo, però è necessario soffermarsi perché ovviamente questa è la prima presentazione ufficiale, di conseguenza bisogna essere anche
un po' pedanti, un po' pesanti, nonostante il carico bisogna essere anche efficaci. Allora, la comunicazione dell'attività, vedete due colori, il blu e il rosso. Il blu sono le sacre fiere, il blu invece sono gli altri eventi. La maggior parte di questi social network, vedete? 95%, 92%, volantini cartacei 93-90% e così via. Sito web, cioè sono molto digitali, hanno già capito come bisogna intercettare la nuova popolazione. Questo ci fa capire che sono molto avanti, e ritorno ancora al PNRR, sono molto avanti a quella che è la nuova programmazione nazionale ed europea, ok? Sono molto avanti. L'utilizzo dei social, vedete anche qui, 97% ormai in Facebook, Instagram e quant'altro, cioè sanno usare tutti, tutto, ok? L'impatto sociale, prima di passare ovviamente all'impatto economico, allora qui è stato diviso in 5 parti: comunità, formazione, impresa, ambiente e territorio. Se voi non lo sapete, come lo dico io, qua c'erano quasi tutti i rappresentanti, questi della giunta, ce ne sono abbastanza, cioè qua c'è formazione, c'è comunità, c'è impresa, c'è ambiente, c'è territorio. Per quanto riguarda la comunità, qui vediamo la distribuzione dei volontari attivi all'interno delle pro loco per classi di età e sesso. Vedete che la maggior parte si colloca tra i 35 e i 64 anni, 54%, però c'è quel meno di 35 anni che è il 28%, la presenza dei giovani, capacità della pro loco di unire le generazioni, di fare quel cosiddetto ponte tra generazioni. Maschi e femmine, 54% maschi, femmine 46%, più o meno sono simili. Per quanto vai alla seconda slide, questo cosa significa? Significa, come dicevo prima, che c'è una cooperazione intergenerazionale, c'è un confronto, e questo ne abbiamo parlato molto spesso in questi giorni, tra competenze, c'è un trasferimento e uno scambio di competenze tra i meno giovani e i più giovani. La pro loco passa dalla comunità ma passa anche verso il mondo del lavoro, okay? Diventa un ente di formazione, poi vedremo nello specifico. La pro loco realizza un'attività di valorizzazione, è quello che diceva prima Fernando, della storia di un territorio, della sua cultura, dei suoi saperi, delle sue tradizioni, della tipicità agricola alimentare, del suo artigianato, permettendo a una comunità di riconoscersi, di ricoprirsi, di compattarsi. Un altro dato che abbiamo sviscerato, che non è solamente gli, diciamo così, gli autoctoni che ovviamente operano, ma c'è già un buon zoccolo duro del 20% delle pro loco, ci sono anche volontari stranieri, cioè che si identificano con il territorio di residenza. Ecco qui, le competenze dei volontari sono molteplici, vedete qui quando dicevo prima che sono degli enti che sanno gestire perché hanno delle grossissime informazioni. Vedete che moltissimi sanno di normativa fiscale, di sicurezza, igiene, ambiente, progettazione, promozione, digitale, cioè potrei andare avanti fino a domani mattina, queste sono le principali, però già vedete quelle competenze che esistono in ambito delle pro loco da parte dei volontari. Questo perché? Perché devono gestire, ci sono delle responsabilità, anche oggi abbiamo parlato di responsabilità civile e quant'altro. Gestire cosa? Le iniziative, le relazioni e rispettare soprattutto le norme della legge. La formazione lo vediamo dove? Questa è la quota percentuale delle pro loco che hanno fatto partecipare i soci a delle attività. Dove? Sulla sicurezza 61%, sull'HCPP 49%. I senatori si sono alzati dalla sedia, non ho visto queste cose, no? Però Presidente, cioè, non ho visto che
non sono attività o comunque un mondo sprovveduto, ma che ha delle capacità. Poi svolgono attività istituzionali anche, cioè alternata scuola lavoro, scusate, alternata scuola lavoro, più ponte di questo tra i giovani del mondo del lavoro, stage, tirocini, servizio civile. E poi non istituzionali invece è l'apprendimento dall'esperienza come volontari. Ecco, qui poi c'è anche un'attività di impresa, vedete, noi l'abbiamo fatto proprio in maniera circolare, qui si svolge proprio la cosiddetta economia circolare, cioè parte dalla scarsa, ovviamente penso anche in questi territori, penso anche ai nostri, in territori nostri, scarse possibilità di occupazione che comportano un esodo dei giovani, si eleva l'età media della popolazione, meno residenti, si declino dei centri abitati, minore entrate del commercio, chiusura delle attività. Le Proloco sono riusciti, credo fosse l'unico ente che io conosca, a bloccare questo circolo non virtuoso, al contrario, non virtuoso, ok? Non virtuoso. Questo come hanno fatto? È stato un grossissimo attivatore imprenditoriale. I giovani, ce ne sono tante, partecipano a un'attività e diventano ovviamente degli imprenditori, cioè sanno raccontare il prodotto, raccontano il territorio, realizzano eventi, c'è una crescita ovviamente della produzione, si inseriscono nella logistica, nella comunicazione, servizi e imprese, e questo trasforma, dove è avvenuto questo, c'è stata una profonda trasformazione del tessuto produttivo locale. Ma anche questa, diciamo che è una forma di produzione dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso. Ho detto sempre questo, no? L'ho detto anche oggi, cioè dal basso verso l'alto. La promozione invece, le produzioni riguardo invece le sagre e fiere, cioè l'85% delle Proloco fa una distribuzione delle proprie proposte sugli stand degli espositori, 74% artigianato locale e quant'altro. Andiamo avanti, magari andiamo un po'. Ecco, anche in questo caso qui, la Proloco ovviamente riesce a mantenere e tramandare la conoscenza del territorio, della fauna, della flora, cioè vedete che c'è tutto l'elemento ambientale. Questo come lo fa? Attraverso le organizzazioni, sentieri naturalistici, organizza camminate e escursioni, piccoli musei diffusi, potenziare l'educazione e sensibilità ambientale e l'attenzione soprattutto verso l'ambiente. Anche qui vedete che, siamo, che sono avanti, okay? L'altro elemento che vi dicevo della promozione, sostenibilità ambientale. Qui ci siamo. Bon, andiamo pure avanti, qui c'è ovviamente la sua raccolta, andiamo pure avanti. Adesso qui vedete che vi teglia, andiamo direttamente sull'attività, sull'attività dell'impatto economico. Vai pure avanti. Allora qui abbiamo fatto un'analisi invece su quello che è l'impatto del economico. Allora, questa è la spesa di chi visita le sagre e le fiere. I visitatori che sostengono una spesa sono il 70%, ovviamente spendono dai 15 ai 16 euro. E questo provoca un valore della produzione pari a 550 milioni di euro. E qui abbiamo, vediamo un attimino la ripartizione delle spese sostenute. Spese sostenute 150 milioni, 160 milioni per fare le sagre e fiere. Dove vanno spese? Vedete che la maggior parte è ovviamente l'acquisto di alimentari e bevande, 46%. Poi nel noleggio 18% e nelle certificazioni e nella logistica. E per quanto riguarda i fornitori, qui è importante verificare la filiera, la maggior parte ovviamente, 64%, sono quelli di prossimità, chilometro zero, cosiddetto. Vedete che il 64% dei fornitori arriva proprio da, sono fornitori di prossimità. Però anche il 32% arriva ovviamente anche dalla provincia. Vedete qui la distribuzione ovviamente di quella che è la spesa complessiva dei visitatori, ovviamente sono 700 milioni all'anno, suddiviso ovviamente per tipologia di attività economica. Ecco,
Questo ovviamente è il primo risultato. Cosa vuol dire? Questi 700 milioni, vi ho due dati, 700 milioni, 2,1 miliardi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questi 700 milioni hanno un indotto nei confronti del territorio di appartenenza tre volte tanto, okay? 7, 14, 21. Il che vuol dire? Cosa vuol dire questo in termini economici? In termini economici significa che voi siete come un porto, ok? Cosa vuol dire essere come un porto? Siete dei grandi attivatori di produzione. Sappiate che mediamente il moltiplicatore va da 1,5 a 2. Qui parliamo di 3, cioè insieme al porto siete le più grosse attività della produzione. Il che vuol dire che se qualcuno volesse, se fosse un'azienda, in poche parole, azienda porto, se qualcuno volesse investire un euro da voi, diventerebbe 3 euro. Qui non sto parlando di volontariato, sto parlando di valore della produzione, di fatturato, okay? Con un valore aggiunto che si stima intorno al 20%. Cosa vuol dire questo? Perché vi danno, cioè diventa da 1 a 3? Perché il tasso di rendimento è intorno al 20%. Voi sapete quant'è il tasso di rendimento se voi ovviamente investite un euro adesso sotto zero, ok? Parlo di quello reale, tanto che così ci rendiamo conto. Ecco, questa è l'ultima slide, un po' quella che riassume un po' tutto. E per me il vero numero sono quei 300.000 volontari. 309.000 volontari è un'altra cosa che magari non si è detto in questi giorni, ma mercoledì 16 al Senato il Presidente insieme a alcuni componenti di giunta ha partecipato, ecco, questo libro ha fatto sì che il volontariato è diventato, Presidente, dillo tu cos'è, non lo dico io, è candidato a diventare il patrimonio dell'umanità immateriale. Viene dall'Italia, viene dall'Eproloco, perché quando parliamo di UNESCO, parliamo di uomo, parliamo di mondo. Allora, veramente per chiudere, io oggi ho chiuso con Becchetti, economia civile, a me piace sempre chiudere bene, no? Iniziare bene. Quello che veramente volevo, oggi invece questa sera voglio chiudere con Platone. Platone diceva che c'erano tre generi di valori dell'uomo, e qui ci stanno tutti, che sono il bello, però in termini estetici, che vuol dire armonia, il vero, che vuol dire la concretezza, il fare, e il bene, qui c'è il bene comune. E poi, come diceva Papa Francesco, qui c'è la gratuità, e la gratuità è uno degli elementi essenziali del vivere insieme, in cui, come dicevo questa mattina, si passa dall'io all'altro, cioè l'innamoramento dell'altro. Grazie. Con queste parole noi chiudiamo la nostra iniziativa dicendo che ora è proprio i valori. Continuiamo a lavorare, andremo avanti, otterremo risultati sempre maggiori con l'impegno di tutti. Grazie. Alla prossima. Se vuole farla a consegnare, mi pare di no. Sì. Questo è un fuori programma per me, perché sì, non so perché. Però qui un po'. Tipo la terapia, lo sei una sorpresa. Al volo, la sorpresa finale, naturalmente, penso che sia riservata e dedicata a Maria. Sì, è solo per ricordare di questo bellissimo appuntamento che abbiamo fatto, per ringraziare il sindaco, l'amministrazione e la comunità di Vico Valentia, ma per onorare, diciamo, ecco, questo momento che abbiamo fatto qui al mondo delle Proloco. Quindi grazie ancora sindaco per la sua disponibilità, grazie all'assessore, alla giunta, per il lavoro che state facendo, che dà sicuramente onore a tutto il meridione d'Italia, perché quando si conquista un ruolo come quello che ha conquistato
come Stato Bimbo, sicuramente è una conquista per tutta la Calabria, ma per tutto il meridione. Vi ringraziamo ancora per l'accoglienza, per l'ospitalità e per averci dato la possibilità di stare insieme a voi e poter condividere questi dati. Grazie ancora al nostro moderatore che è stato così gentile, così preparato nel dare lustro a questa serata. Adesso consegniamo, vorrei che leggessi la frase. A Maria Limarco, sindaco di Florenza, grazie per il lavoro svolto, al risveglio e al riscatto del territorio. Grazie, grazie. Bene. Sono le parole esatte del testo, proprio quelle che mi sono venute in mente per prima, pronunciato questa proclamazione. Del resto è una proclamazione che sta assolutamente in linea, non solo perché è un'occasione per la presentazione del vostro libro, ma anche perché la frase di Franceschini, ora l'ho portata in Italia, proclamazioni di questo genere costituiscono elementi forti di valorizzazione del territorio, di rilancio, di ripresa, di vitalità